generazioni, sia giovani che anziani. Maria De Filippi. Non voglio dire che sia una persona cattiva, assolutamente, questa è una cosa brutta. Voglio dire che la considero forse un nemico dell'umanità. Ma non perché parla di cose futili, sentimentali, ci mancherebbe altro, se ne può parlare anche in modi poetici e profondissimi, ma per quella sua determinazione a trasformare ogni aspetto della vita umana in qualcosa di mercificabile. Brava! Non è una questione degli argomenti che tocca, se anziché intervistare un povero padre di famiglia disperato per qualsiasi motivo parlasse di tragedia greca, se anziché intervistare la suocera di qualcuno intervistasse, non so, Edipo Re, il risultato sarebbe sempre lo stesso. Buonasera. Spesso quando un uomo si fidanza con una donna molto più giovane è considerato una cosa normale. Quando invece succede che una donna si fidanza con un uomo molto più giovane di lei è invece considerata una tragedia. È quello che è successo al signor Edipo, che è venuto a trovarci in trasmissione. Signor Edipo, non vedente. Quante sono queste? Non vede. Signor Edipo è venuto a raccontare la sua storia. Vuole che la racconti lei o la racconto io? La racconto io. Signor Edipo, lei ha ucciso suo padre e ha giaciuto con sua madre, che non sono cose carine, diciamo. Però il signor Edipo si difende, dice: io non sapevo dove era mio padre, io non sapevo dove era mia madre. Chi conosce la sua famiglia in verità? Per curiosità. No, niente. Vabbè, insomma, continuiamo. Continua lei? Continuo io? Continuo io. A un certo punto, signor Edipo, la signora Giocasta, tutto andava bene, ma a un certo punto cosa succede? Succede che a Tebe la gente mormora, viene convocato un oracolo e i nodi vengono a tetti. La signora Giocasta si toglie la vita, il signor Edipo dice: io non ci ho visto più. Ma sentiamo cosa dice Francesco dal pubblico. No, io voglio dire una cosa, che secondo me c'ha perfettamente ragione al signor Edipo, perché sono convinto che la colpa è tutta del Giocasta, e che è stata lei che sicuramente ha sparlato con l'amica di quello che facevano a letto. Allora, se sei la donna mia, devi parlare con l'amica tua, altrimenti non sei la donna mia, sei una spia, sei un infame. Grazie Francesco. Cristina, no, io voglio dire una cosa, che pure per me c'ha ragione il signore Edipo, perché come con mio marito, allora se la camicia la vuoi stirata come te la stira mamma, le polpette le vuoi cucinate come te le cucina mamma, ma allora faccio pure a letto con mamma a un certo punto. Grazie Cristina. Ci vediamo dopo la pubblicità con un'altra storia. Spesso gli uomini escono di casa per dire: vado a comprare sigarette, e tornano dopo 20 anni. È quello che è successo al signor Ulisse, un altro greco che vive al di sopra delle sue possibilità.